le presto udito. Ma cosa grazie. Fa? Grazie, gradisco. Lasci, le presto udito, le presto orecchio. Stia fermo, ma cos'è, un cannibale questo? Ma scusa, lei mi presta l'udito, mi presta l'orecchio, lo stomaco, gli intestini, lo bellisco. Che mi presta? Non le presto niente. E allora dica. Dica, l'ascolto, desidera? Ecco, vorrei un Francesco Bollo. Franco Bollo. Non sottilizziamo, Francesco, Franco, sempre ciccio, Lettera, cartolina, saluti e auguri. Grazie anche a lei e a tutta la sua famiglia. Buona Pasqua e buon Carnevale. Senta, io parlavo del Ferragosto. Beh, delle cose, delle Franco... Franco Bollo. Per che cosa le serve questo Franco Bollo? Per questa qui. Mi scusi se le tengo perché le stavo scassando tutto. Ecco qua, per questo. Bene, quanto pesa? 73 kg. Sì, ma è una questione di dieta, sa, pasta con le sarde, caponata, melanzana alla parmigiana, cannoli, frutta candita, del Cersenza. Non mi interessa quanto pesa la lettera. Ah, mi scusi. Ecco, 20 grammi. Si è dimagrita. 50 lire. Eccole subito. Mi scusi, Ecco. Che faccia brutta. Mi guardi bene? Occhio giallo. Pelle floscia, mamma mia. Labbro bianco, baffo spento, sì. Tiri fuori la lingua. Grazie. Lei mi deve scusare, ma a me la colla mi fa schifo. Ma anche a me fa schifo, sa, non si permetta più. Non lo faccio bene, soprassediamo. Eccomi qua. Ma cosa fa? Scenda! E lei ha detto soprassediamo, ma scuse! Continuiamo! E continuo! Senta, mi consenta, Bollo. La consento. Si vede che lei è un po' all'oscuro. Sì. Questa lettera contiene notizie importanti. Importantissime! Importantissime! Lei deve sapere che mia cugina Gina, ginnasticamente parlando, non è un atleta, però fa certi salti, che è un fenomeno! Tutta la gente quando la vede saltare resta sbalordita e incomincia a applaudire. Riesce a saltare 25 metri. In alto? No, in basso. Sì, perché lei tutte le mattine, per paura di fare tardi al lavoro, invece di prendere l'ascensore, apre il balcone e si butta e se ne va a lavorare. Però stamattina non si è accorta che la strada era bagnata. Le gomme delle scarpe erano lisce e è andata a sbandare. 3 giri su se stessa e si è rotta la falange. Quale falange? Lola Falange! Lola! Sì, sì, ho capito. Naturalmente, se così è, lei vorrà che questa lettera giunga molto presto, no? A coscienza sua. Ecco, a rigore di termine, lei dovrebbe pagare un espresso. Se per questo l'accontento subito. Pronto, bar? 2 espressi, sì, uno senza zucchero e uno senza caffè. E sa, io la notte non riesco a dormire. E non mi interessa! Io parlavo delle cose del cappuccino. Delle francobollo espresso. Del francobollo. Con la spesa aggiuntiva di 150 lire. Cos'è tanto? Ma lei non mi può rovinare. Senta, se io voglio, le posso fare risparmiare queste 150 lire. Grazie. Naturalmente deve usare il codice. Penale? No, postale. Che sarebbe? Ecco. Il codice di avviamento postale è quell'accorgimento che permette, anteponendo a normale indirizzo un numero convenuto, le fa giungere la missiva al destinatario con una certa rapidità, è chiaro? E così le risparmia le 150 lire dell'espresso. Mi sono spiegato? A coscienza sua. Naturalmente, immagino e deduco soprattutto che lei non sa nemmeno il numero di codice del paese dove va la sua lettera. Deduco bene? Deduce. Se lei non sa dove va la lettera, me lo deve dire. Dove va questa lettera? A Ingrassia! Non a chi, dove, in quale paese? A Ingrassia! Sicilia, provincia d'Italia, periferica! Senti, lei sta facendo un po' di confusione. E dice Ingrassia, cos'è, un villaggio? Sì, sì. Adesso qui c'è il codice e vediamo. Ecco. E quanti abitanti fa? Uno. Come uno? Sì, Carmelo Ingrassia è l'unica persona che si trova in questo paese perché è l'unica casa che esiste. Sì, lui fa da sindaco, da consigliere comunale, da farmacista, da dottore, da fruttaiolo, da carcerato, da carceriere, fa tutto lui. Ho capito, va bene, sto vedendo, ha detto Ingrassia, no? Ingrassia. Dunque, impronita, incita
non c'è, in Grassia non c'è. E sarà andata a trovare qualcuno. Forse sarà andata a trovarsi. In questi casi si telefona al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. Ma non si può perché è sabato, settimana corta, quindi soprassediamo. E come qua? Ma vuole scendere per cortesia? Ma scusa, è lei che dice soprassediamo! Soprassediamo, oh. Continuiamo, no? E continuiamo! In casi dubbi, però, si può telefonare senz'altro a un'altra amministrazione, no? Faccia lei, diciamo ecco, così, ecco. Telefoniamo al telegiornale. No, no, dico in casi dubbi si può telefonare a un'altra amministrazione, cioè al villaggio più vicino. Ecco. Vediamo qual è il villaggio più vicino. Vediamolo. Questa è la Sicilia. Mamma mia, così piccola. Come mai? Ma è una mappa, lei sa cos'è una mappa? Certo che lo so, di mappa ce n'è una sola. Mi dica dov'è questo in Grassia. Ecco, glielo dico subito. Aspetta che guarda. Qua. È vero, ma come ha fatto a indovinare così alla cieca? Sono cecoslovacco. E allora il villaggio più vicino è Castro Reale. Castro Reale. Castro Reale, non essendoci la teleselezione diretta, noi ricorriamo a un altro termine, cioè noi telefoniamo a un altro paese. Sa qual è questo paese? Non lo so. Ecco un espediente che so soltanto io. Telefoniamo all'ufficio telefonico via Milano, Svizzera, Francoforte in Germania e ritorno. Io l'aspetto, lei faccia con comodo, io resto qui, seduto lei, se vuole. Senta, lei intanto dovrebbe fare una domandina. Ecco, mi dica una cosa, onestamente, lei l'ha fatta la guerra del 15-18? No. E la faccia, è mondiale la faccia! Senta, lei deve fare una domandina per iscritto, non mi interessa la guerra, ma è possibile che non conosce la norma? No, io la norma la conosco. Lei non conosce la norma? Io la conosco! Costa diva, la la la, la 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 la. Stia zitto, stia zitto! Ma cosa siamo, al teatro dell'opera qui? Mi scusa, lei ha detto la norma. Ma no, io parlavo, dico, mi faccio la traviata. Beh, la traviata, quale traviata? Mi faccio una domandina. Senta, soprassediamo, va bene? Eccomi qua. Vuole scendere per questo? Ma insomma, lei dice soprassediamo. Mi soprassiedo, non mi soprassiedo. Oh, senta. In questo istante ci colleghiamo con lo stadio municipale del Rocca Palomba, dove stiamo per trasmettere l'incontro internazionale di calcio CHI, dove il centro mediano insegue l'arbitro. Ed ecco che in questo minuto arriva il pallone. Lo Stevenson cerca di prenderla con la testa non se la trova, il pallone passa. Avanza, tiro, rete! Il pallone va a finire dentro la rete di un pescatore che si trova nei pressi di Taormina. Ma dico io, che ci sta a fare il pescatore? Che ci sta a fare? Senta, la pazienza ha un limite. Stia calmo. Non mi interessa il pescatore. Stia calmo. Non mi interessa la rete. Non mi interessa il peschereccio. Mi scusi. Oh, mi faccia cosa? Mi dia il merluzzo. Mi dia niente. Non mi dia niente, va bene? Va bene, non le do niente, ma non si arrabbia. Dicevo non che si arrabbi! Non si arrabbi! Con due B! Oh! Ci colleghiamo via Milano, Svizzera e Germania. Siamo d'accordo? D'accordissimo. Oh, chiami Francoforte. Franco! Chiami Francoforte. Franco! Francoforte! È più forte che così! Ma perché non le è piaciuto? Ma no, chiamo... no! Franco! In Germania! Ah, ecco perché non mi sentivo! Oh. Senta, Francoforte si chiama col telefono qui, col cornetto, no? Col cornetto! Pronto? Lo sai il numero? No! Glielo dico io! Faccio! Uno! Uno! Due! Due! Uno! Due! Due! Eins! Zwei! Eins! Hut! Anime! Heiz! Heiz! Gleich! Aber Heiz! 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 C'è Adolfo! Adolfo chi? Hitler! Parla tedesco! Pronto? 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 Che?
parla tedesco. Ma no, è... me l'hanno tradotto. Ma stia zitto, pronto? È l'impiegato di Francoforte. Parla tedesco. Come? No, sì, non lo capisco, è tedesco. 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 Lo faccia parlare con me, io traduco bene. Ja. 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 Sì. Ja. Yam, yam, ngoppa, yam, 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 è napoletano, parla con lui, parli. Ecco. Pronto, Francoforte, sì, sì. Senta, desidererei il... mi faccia sentire. Senta, desidererei... Parla più forte. Stia zitto lei qui. La linea per Castro Reale, ecco. Sì, sì, grazie. Ecco. Pronto? Castro Reale? Sì, sì. Qui Roma. Senta, desidererei il numero di codice di come? Ingrassia. Di ingrassia. Sì. Grazie. Prego. Ecco, tu hai visto? Le fa un sacco di confusione, mi scusi. Ma scusi, è l'euforia, ok? L'euforaico. Sì, ho capito. Senta, lei adesso con questa lettera sta a posto. Grazie. La lettera giunge prestissimo, lei così ha risparmiato le 150 lire dell'Espresso. Grazie. Ecco. Grazie. Prego. Arrivederci. No, dico, lei ha risparmiato le 150 lire dell'Espresso. Però paga esattamente, mi pare, sì... 13.522 lire. E di che, mi scusi? La telefonata per Francoforte, no? Ma lei è pazzo! Lei è un assassino! Lei non lo può pretendere, perché se me lo diceva prima, io la lettera andavo giù in Sicilia a piedi e gliela consegnavo di persona! Lei io una lira in tasca non ce l'ho, lei è un assassino! Stia calmo, stia calmo! Non si preoccupi, No, ma non mi preoccupo! Ma che sono cifre quelle? Non si preoccupi. Ecco, se lei non ha la lira in tasca e non può pagare, le manderemo il verbale a casa. Quindi firmi qui. Dove? Qui, in calce. Ah, se per questo l'ha contato. Ecco, firmi in calce. Ecco qua, io firmo in calce. In cemento. Cosa fa? In calce. Arrivederci. Arrivederci.